One. We're just in. We'll, we'll be Buongiorno a tutti, stiamo lasciando un po' di tempo perché tutti entrino nella chiamata e cominceremo fra pochi minuti. Abbiamo abbastanza interessi. At last we have 250 people who signed Sendo up. C'è molto interesse, alla fine eh, si sono iscritte 200 e passa persone, quindi vediamo chi arriva oggi. Benvenuti e benvenute a tutti. We'll give it a moment more until the room is a little bit full up. Eh? Lasciamo ancora qualche minuto porque si riempie la sala. So, oh, I think maybe we can we can start off, right? Yes, I think so. Bene, possiamo cominciare. Benvenuti. E benvenuti a tutti. Mi chiamo Sam Holder. So, faccio parte di Urgency, eh, qui con me Natalie, che parlerà più tardi, ma prima di cominciare questo webinar vorremmo dare alcune informazioni sugli aspetti tecnici. Stiamo ritrasmettendo in streaming. Ciò vuol dire che questo webinar sarà disponibile anche più tardi e lo potrete rivedere in diverse lingue, in tutte le lingue. Eh, per cui abbiamo interpretariato italiano, portoghese, arabo e francese. Se vedete qui sotto eh, troverete le opzioni di eh, interpretariato che preferite. Se avete dei problemi con l'interpretazione, per favore scrivetele sul chat eh, che noi seguiremo. Seguiremo anche eh, la eh, sezione di domande e risposte che troverete anch'essa sulla parte inferiore dello schermo. Se avete delle domande per eh, i contadini che esporranno o eh, nel corso di tutto il seminario poi alla fine le esporremo. Um, think, Natalie yeah, yeah, volevi dire qualcos'altro? Bene, Sam ha già detto che abbiamo quattro lingue disponibili e avete il piccolo globo terrestre nella parte inferiore dello schermo che vi permetterà di scegliere la vostra lingua. Tutti gli oratori parleranno in inglese, quindi se capite l'inglese potete rimanere nel eh, canale principale. ma se parlate inglese, francese, portoghese o arabo, avete l'opzione di sentire eh, l'interpretariato a queste lingue. Benvenuti e benvenute a tutti, siamo davvero molto contenti di avere questi incredibili oratori eh, che stanno per cominciare e quindi passo la parola a Anna che vi mh, comincerà a parlare di mh, questo webinar in generale. Molte grazie, buonasera a tutti, mi chiamo Anna Morera della Onlus Italiana De Fal e coordinatrice del progetto Erasmus Med Caravan. Il Med Caravan vuole condividere le conoscenze agroecologiche tra le nostre comunità rurali nel bacino mediterraneo, del terre, territori, agricoli sani, sono le eh, fondamenta per garantire la sicurezza alimentare e la nutrizione, ehm, una nutrizione adeguata, eh, svolgono un ruolo fondamentale fondamentale nella regolazione del ciclo del carbone, nello stoccaggio e nella filtrazione dell'acqua. Eh, è per noi un piacere presentare il nostro webinar sulla fertilità dei suoli e la gestione idrica. Eh, lanceremo adesso un, una inchiesta per vedere chi siete e da dove venite. Vedrete sul vostro schermo. Un link a cui vi, in cui vi invitiamo ad entrare e rispondere alle domande. Lo vedrete qui nella uh, chat. Sam, puoi uh, lanciare il nostro, la nostra inchiesta? Sì, Sam sta per farlo. Non la vedo ancora. Mm, Natalie, puoi provarci tu? Eccola lì. Prima di tutto, per coloro che sono appena entrati, vi invitiamo ad entrare e di rispondere. Siete un contadino, un esperto, un ricercatore, un agronomo, un attivista. Rispondete, prego. È molto facile. Vi permette, questo vi permette di interagire con noi in modo che noi possiamo sapere da dove venite, chi siete, che profilo avete. Abbiamo un'altra inchiesta dopo, ma nel frattempo invito a tutti nel chat a rispondere a queste tre domande. Il vostro nome, la, il nome della vostra organizzazione, se fate parte di un'organizzazione eh, un e qual è il vostro ortaggio preferito, visto che stiamo parlando di questo. Potete, Potete anche parlare del vostro batterio, il microorganismo preferito che è presente nel suolo, nella terra, nel terreno, eh, visto che stiamo parlando di fertilità del suolo. Credo che ci siano dei malintesi per coloro che non sanno come usare l'opzione per l'interpretariato. Ci chiedono dove possono trovare il. Possibilità di scegliere l'interpretariato. Allora lo ripetiamo: magari lo ripete l'interprete italiana, dovrete andare a cercare un eh, simbolo del globo nella parte superiore, il simbolo del pianeta terrestre. Lo ripete adesso Sam: Sam eh, nella parte inferiore a destra c'è un simboletto con il globo terrestre. Eh, cliccate e vi appariranno le lingue disponibili se nonostante questo ha continuato a avere problemi ditecelo nel chat oh. We have the... oh. bene abbiamo qui i risultati di questa prima domanda dell'inchiesta molto distribuiti eh, i profili vedete tutti i risultati vero Sam mi puoi confermare quindi vedete 21% contadini 23% agronomi è molto equilibrato questo profilo davvero e il 23% ricercatori e qui e poi avete anche alcuni studenti, alcuni attivisti e alcuni consumatori. E non sono riuscita a leggere la percentuale. Adesso passiamo alla seconda parte dell'inchiesta. Adesso dovrebbe funzionare anche il chat. Ricordate, lo ripeto di nuovo, l'interpretariato è disponibile cliccando sul pallino che vedete in fondo. A in basso a destra. Seconda domanda: vorremmo sapere da che parte del Mediterraneo venite? Dalla eh, riva europea sud, riva Sud Europea, eh, la eh, riva eh, occidentale dell'Asia, Nord Africa, eh, oppure non venite dalla regione Mediterranea. So, oh, there are some even from from... ci sono anche persone che vengono dalla svizzera from Kenya? dal Kenya oh. fantastico c'è gente da tutto oh, il mondo il romanesco. Here, romanesco? romanesco anche ci sono Romescu è la mia salsa preferita, c'è qualche catalano all'ascolto allora. Ok, quindi allora, la maggior parte dei partecipanti vengono dalla riva sud del dell'Europa, dell il 48%, la parte occidentale del Medio Oriente. Medio Oriente 14%, Nord Africa e da altri paesi 34%. Benvenuti allora a questo eh, webinar sulla fertilità dei suoli nel bacino mediterraneo. Vorrei presentare adesso la prima oratrice Paola Cassiano che ci mh, darà una introduzione alla tematica della Ehm, fertilità del suolo, poi Davide Avalar ci parlerà della gestione dell'acqua. Vi invito a eh, fare le vostre domande nella eh, sezione di domande e risposte. Adesso passo la parola a Paola. Thank you, Anna. Um, grazie Anna e grazie mille a tutti per essere qui. Vi, con vi condividerò il mio schermo. Datemi solo un secondo, spero che vediate tutti la mia presentazione ora. Va bene? Ok. Bene. Come ha detto Anna, sono Paola Cassiano e oggi parlerò della fertilità del suolo e di come eh, lo gestirà DEFAL secondo i principi della nostra associazione. Come sapete, eh, il suolo è una eh, risorsa fondamentale perché. Da l'ecosistema ed è habitat per molti organismi e anche parte del nostro patrimonio naturale. Per questo dobbiamo occuparcene molto seriamente. E per prenderci cura del suolo, del suolo dobbiamo focalizzar focalizzarci sulla fertilità del suolo, che, è, che può essere descritta in, molte, in molti modi, ma è l'abilità di. Eh, Sostenere la ehm, crescita delle piante dando i nu nutrienti principali che possono essere biologici, fisici e, ch e chimici perché sono entrambe parti importanti e possono anche dipendere dal, dall'aria, dall'acqua, dalle particelle minerali e nella maggior parte dei casi dipende anche dalla, ehm, ehm, dalla sostanza del suolo. Come ci prendiamo cura del suolo? Ci sono diverse opzioni e dipende molto dal contesto in cui ci troviamo, dalle risorse che possiamo utilizzare e ci sono molte tecniche. Credo che il focus principale che voglio sottolineare qui e ve ne parlerò in più in dettaglio. Il primo è conoscere il suolo. Quindi è la base, la prima mh, eh, fase fondamentale. Si può fare in diversi modi. La, la, ehm, si può innanzitutto procedere con un'analisi psicochimica del suolo per capire quali sono i eh, componenti principali, per esempio il pH, la, ehm, la struttura del suolo, eh, la mh, sostanza organica. E tutte queste sono cose fondamentali, ma non sono abbastanza. Perché innanzitutto molti, molte caratteristiche chimiche possono cambiare nel suolo con il tempo e non possiamo tenerne conto ogni giorno se eh, dobbiamo eh, procedere con dei cambiamenti. Quindi è importante osservare, quindi fare delle osservazioni empiriche. Per esempio, qua vedete una eh, vanga o se no qua c'è una, eh, una trivella. È importante utilizzarle eh, per riuscire ad avere eh, delle, delle parti del suolo da analizzare per vedere come cambiano durante il corso dell'anno o a seconda del tempo e della condizione eh, climatica. E questo ci permette di estrarre e eh, capire i diversi strati del suolo. Possiamo vedere da questa immagine come è, ehm, eh, come è strutturato il suolo, da, il, da quelli più in profondità fino a quelli più superficiali. E il suolo cambia. Ed è per questo è importante capire, osservare e vedere come le diverse sezioni cambiano il colore, <coughs> avendo informazioni sui minerali che contengono all'interno, la presenza di acqua, la pre, mh, le diverse caratteristiche della struttura. La seconda parte importante è capire il bilancio del eh, carbonio e questo significa cercare di aumentare eh, gli input di carbonio e ridurre gli output di carbonio. E questo è importante soprattutto nella eh, regione mediterranea. Perché la sostanza organica del terreno è molto scarsa in, questo, in questa parte, come potete vedere qua nella mappa. Perché è rappresentato con un colore scuro e, come vedete, qua è molto chiaro il colore. Nei 5 cm è molto basso rispetto ad altri paesi e questo è, è dovuto a, diversi, eh, a diverse condizioni climatiche, a strutture del suolo, ma è sempre importante cercare di considerare questo aspetto e qua eh, potete eh, vedere eh, alcune informazioni sul... Ehm, sulle sostanze organiche del suolo in base alla ehm, vostra regione per capire se nelle vostre zone ehm, i risultati sono positivi o negativi. Questa è, questa è una questione davvero molto importante che bisogna cercare di risolvere. La sostanza organica ha, ehm, un, eh, ha diverse... Funzioni per esempio, aggregare la stabilità a una, um, deve aumentare la flessibilità uh, e deve avere um, la capacità di trattenere l'acqua. Oltretutto ci può essere anche il controllo dei, um, degli elementi parassitari e tutti questi elementi influenzano il raccolto. Ed è per questo motivo che dobbiamo occuparci di tutte queste questioni. E questo è vero soprattutto. Per, per sistemi non high tech, quindi se non abbiamo ehm, sistemi tecnici avanzati. In questo caso è molto importante ehm, aumentare la sostanza organica del terreno. Ehm. E come possiamo farlo? Come possiamo aumentare ehm, la sostanza organica all'interno del nostro suolo? dobbiamo mettere eh, sostanze eh, organiche che possono essere concimi, compost, eh, concimazione verde, residui di raccolto, quindi è importante ridare al suolo la sostanza organica eh, una volta fatto il raccolto e qui potete vedere un esempio di preparazione di compost, questa è la prima fase in cui mettiamo tutti i materiali insieme e ehm, Dopo 3-4 mesi questo è il risultato quando è ehm, pronto per essere rigettato nel suolo. Un'altra questione davvero molto importante è limitare gli output di ehm, eh, carbonio, quindi evitare le interferenze sul suolo. Se ehm, potreste pensare a una non aratura, <ride> molte volte non si può fare perché eh, c'è mancanza di macchinari in questo caso o il suolo non è adatto per farlo. Quindi Potete pensare a eh, una ratura davvero molto minima. Può essere meno estremo, eh, ma eh, può essere davvero utile. E questo dipende anche dalle condizioni. Voi dovete assolutamente cercare eh, di eh, attuare la concimazione verde o le colture di eh, copertura. Ci sono diverse tecniche e eh, dipendono anche dal focus che si vogliono eh, utilizzare, i benefit che si vogliono ottenere. Quindi qua c'è un esempio rispetto in un, ehm, in un vigneto o, in, o la veccia in quest'altra immagine. Oltretutto possono anche eh, produrre di, diversi benefici eh, a livello di cultura, quindi bisogna usarli il, il più possibile. Il terzo punto che vorrei sottolineare è evitare l'erosione del suolo. <ride> è davvero un punto cruciale in molte eh, area, aree perché molto spesso ci c'è questo problema. Se c'è del bestiame ehm, si potrebbe fare un pascolo non selettivo e questo significa, che, ehm, significa lasciare che molti animali eh, rimangano in un'area un un circoscritta per un breve periodo di eh, tempo, ehm, per uno a, beh, fino a tre giorni, in un appezzamento di terreno e poi spostarlo da un'altra parte, per poi ritornare una volta che ehm, le piante ehm, sono cresciute all'altezza corretta. Quando ci sono già dei fiori o quando stanno per eh, fiorire. Questo è il momento in cui la pianta è davvero pronta ehm, e è davvero eh, raggiunge lo standard massimo. E quindi anche se c'è un'area un grande. Eh, le, eh, I pascoli finiranno per mangiare sempre la stessa area e le piante non saranno più disponibili nel, nel tempo, quindi il suolo sarà esposto molto più eh, facilmente al, eh, all'erosione e questo chiaramente causerà dei problemi. Possiamo anche con, considerare la progettazione secondo linee di livello come potete vedere qui in questa ehm, figura a destra in alto e eh, in questo caso si può fare una sorta di tracciamento del terreno per modificare eh, il flusso di acqua nel terreno quindi l'acqua cerca di andare dalla, eh, dalla parte più alta ma ehm, se si, fanno queste, eh, se si fa questo design seguendo eh, questa progettazione molto particolare, questo permetterà all'acqua di ridistribuirsi da tutta la collina fino al territorio e eh, previene l'erosione del, del suolo e la crescita invece, eh, favorisce invece la crescita delle piante. E poi abbiamo l'ultimo punto che volevo sottolineare. E aumentare la biodiversità eh, vegetale potete aumentare la biodiversità sia nel tempo che nello spazio se volete farlo nel tempo dovete eh, provare eh, a pianificare in anticipo la rotazione ehm, delle culture eh, per diversi anni e eh, focalizzarvi anche a seconda del campo per eh, cercare di eh, ridurre danni eh, a breve termine se volete farlo nello spazio è importante avere eh, eh, vi, vi mostrerò due esempi il primo sono le eh, file di eh, siepi qua potete vedere eh, le due siepi che possono dare ehm, spazio al, eh, al bestiame ma permettono ehm, anche ehm, di prevenire la venuta di insetti oppure potete pensare alla consociazione a strisce eh, potete vedere un esempio con le patate quindi in questo caso abbiamo cercato di ehm, piantare diverse specie ehm, in questo caso, ma se non è possibile, potete pensare anche a far crescere lo stesso tipo di eh, pianta o lo stesso tipo di eh, vegetale, magari con diverse varietà. E quindi può essere davvero utile per aumentare la eh, biodiversità eh, sul, sul raccolto, e eh, sarà sicuramente a beneficio dell'ambiente. L'ultima cosa è importante scegliere il tipo di raccolto, di raccolto più adatto, e può dipendere dal vostro eh, obiettivo, soprattutto se siete in un'area eh, che ha davvero un basso eh, contenuto di sostanze organiche e volete aumentarlo, eh, beh potete pensare e magari se non c'è vegetazione non ci sono animali potete pensare a um, un raccolto con un grande contenuto di biomassa alla radice e questo vi aiuterà con gli input di uh, carbonio questa è la fine della mia presentazione grazie mille per la vostra presentazione e eh, se se volete sapere molto di più di, rispetto a questo argomento, all'agricoltura organica e rigenerativa, potete andare nella nostra ehm, pagina web per trovare altre informazioni di FAL o potete anche seguirci eh, sui nostri social media e troverete molte informazioni riguardo a quello che facciamo in, in Italia e quello che abbiamo fatto negli anni passati. Quindi grazie mille a tutti. E Finirò ora la condivisione del mio schermo, lo sto condividendo ancora. Anna can no? no? okay. okay, so okay, Grazie mille a tutti. Se avete domande, scrivetemi. nel

sezione di domande e risposte grazie Anna grazie anche a Paola per questa presentazione così interessante un commento se il suolo è la, il parametro principale della fertilità adesso che parliamo di acqua eh, la metafora che mi viene in mente è la circolazione del sangue nelle nostre vene. Grazie per essere qui. Mi chiamo Davida Velar, sono ricercatore, sono anche studente e un, ehm, in, 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 agli inizi come contadino e padre e marito, quindi farò il mio meglio per condividere il, alcune riflessioni sulla gestione idrica. Che cos'è la gestione idrica? Prima di tutto dobbiamo cominciare col ciclo idrologico. E I nostri campi, le nostre, i nostri appezzamenti di terreno sono un po' alle, lì in mezzo, che, in un ciclo che comincia con la precipitazione, c'è poi l'infiltrazione, l'evaporazione, evapotranspirazione, eh, condensazione e così va avanti il ciclo è abbastanza complesso ma può essere semplificato eh, qui c'è un eh, terreno in discesa c'è un input che è la precipitazione la pioggia c'è eh, quindi l'infiltrazione e lo scorrimento superficiale una delle cattive notizie è che questo ciclo sta cambiando a fronte del, dei mutamenti climatici. Stiamo osservando e ci possiamo aspettare più eventi estremi in futuro. Stiamo parlando di eh, eventi di precipitazione intensa. Sappiamo che nel Mediterraneo pioverà meno nel corso dell'anno, ma eh, anche che le precipitazioni saranno concentrate in episodi molto più intensi. Eh, quindi si alterneranno questi episodi di eh, precipitazioni intense e di siccità. Questo è un problema quando parliamo della gestione dell'acqua, come possiamo eh, gestire questi cambiamenti? Dobbiamo lavorare sia a livello della mitigazione, cioè eh, tra i modelli più recenti sappiamo che sappiamo che nel 2020 6 sarà il punto di non ritorno per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Quindi dobbiamo continuare a eh, mitigare gli effetti del cambiamento climatico, continuare a ma, stoccare eh, diossido di carbone, ma dobbiamo anche adattarci. Per pensare alla gestione dell'acqua, è importante pensare agli elementi che ci permettono di. Uh, stoccare l'acqua, ci sono elementi che ci permettono di immagazzinare l'acqua a breve termine, il suolo, poi ci sono uh, i corsi d'acqua superficiale, i laghi, i fiumi, i torrenti e a lungo termine l'acqua viene immagazzinata nelle falde acquifere ed è interessante pensare in questi termini quando si parla di cambiamenti climatici perché nella regione mediterranea eh, dovremmo far fronte a eh, episodi di siccità più lunghi e più intensi quindi dobbiamo far leva su quest'ultima eh, eh, possibilità che, è, che sono le falde acquifere che ci permettono di gestire eh, questi cambiamenti visto che sono biologo mi piace sempre pensare ai principi che si basano su sugli ecosistemi e uno dei principi fondamentali è usare ma non abusare delle risorse idriche, cioè gestire la domanda idrica, il fabbisogno idrico nei limiti delle disponibilità. Ci sono culture irrigue che usano in questo momento molto di più di quanto non è disponibile e questo genera problemi in futuro. O anche nel presente. Poi bisogna dare spazio all'acqua, cioè aumentare la capacità di uh, ritenzione ritenzi dell'acqua. Pensate sempre a questi periodi di ritorno di 15-20 anni. Sono inondazioni che avvengono in questo periodo. Un periodo di ritorno di 10-15 anni. Quindi, bisogna lasciare questo spazio perché il fiume si riappropri dello spazio quando pioverà molto. Poi, bisogna diversificare gli elementi di eh, immagazzinamento dell'acqua, di stoccaggio dell'acqua. Sapete che l'acqua è fondamentale per moltissimi settori economici, per l'allevamento, per l'agricoltura, eccetera. Puntare tutto su un tipo di stoccaggio è rischioso, quindi è meglio diversificare questi elementi, il suolo, gli invasi, ma anche l'acqua sotterranea. Infine, bisogna creare cicli e rallentare i flussi dell'acqua. Mi sembra che sia la questione più interessante. Possiamo eh, creare dei micro eh, cicli idrici eh, in questa eh, ottica dell'economia circolare. Eh, la mia collega vi ha fatto già vedere alcune di queste immagini. Uno degli, degli strumenti che abbiamo a nostra disposizione è la pianificazione Keyline. Eh, dobbiamo pensare alla scala di permanenza, cioè prima di tutto il clima, poi la morfologia, la geomorfologia. Possiamo pensare alla costruzione di eh, zone di, di terrazzi eh, e la. Ehm, la fornitura d'acqua eh, e lo stoccaggio, ma ci sono anche dei sentieri che vengono usati tradizionalmente per spostarsi eh, da una parte all'altra del terreno e questi terreni, se vengono pianificati in modo adeguato, possono aiutare allo scorrimento eh, adeguato dell'acqua. Dell Stessa cosa vale per gli alberi. E, eh, per i, gli edifici che possono essere collocati in una posizione che permetta di ehm, migliorare la gestione e poi ci sono le linee eh, di livello e eh, i suoli, il suolo infine. Vedete qui che abbiamo la, i, gli alberi sono stati piantati lungo le linee di livello. E quello che sta succedendo qua è che quando piove l'acqua viene canalizzata lungo queste linee. E poi avete anche questa zona arborea che ha una funzione, oltre alla distribuzione dell'acqua, anche di dare ombra e. Um, e aumentare la biodiversità. Questo è un è una rappresentazione di due schemi contrapposti di eh, relazione con la natura. A sinistra vediamo questa necessità di controllare tutti gli aspetti e eh, al di là delle regole della natura, eh, in, a destra una strategia molto più eh, intelligente che quella di adeguarsi alle leggi naturali. Cominciamo con la materia organica, eh, ma anche le micorizze che sono fondamentali, queste reti di eh, funghi che sono fondamentali per la gestione idrica, perché sapete che i micorizze sono un po' come l'Internet naturale che ridistribuiscono eh, i nutrienti e anche l'acqua. Quindi promuovere lo sviluppo di questo sistema radicolare vuol dire promuovere la distribuzione di questi elementi. E sappiamo che in queste condizioni eh, il suolo sarà molto più sano. E adesso arriviamo alle piante. E qui parlo dell'agricoltura sintropica di Goetsch. C'è un, cioè, un lavoro molto interessante eh, eh, in cui si cerca di lavorare in sinergia. Eh, ci sono molti strati diversi, lo strato arboricolo, eh, arboreo, lo strato arbustivo. E quello che si propone qui è accelerare la successione naturale creando sinergie fra tutti questi elementi. E quello che vediamo qui è un sistema molto più produttivo, ma è anche un sistema che ha bisogno di meno acqua. E, e questo ci permette di eh, aver, ridurre il fabbisogno di idrico perché crea questi microcicli idrici che creano buone condizioni per lo sviluppo di altre piante. E se saliamo anche a un livello più macro, questa teoria di Macarieva sulla pompa biotica eh, che analizza questo a livello di tutto un paesaggio, questo è il sud della Spagna, eh, qua avete il Mediterraneo e sapete che in passato c'erano molte più zone boschive e le eh, i modelli di precipitazione erano molto più stabili e quello che abbiamo notato è che, che in presen pre nel presente eh, il modello di precipitazione è cambiato e una delle ragioni principali è proprio la, il disboschimento. Perché quando c'è molta evapotraspirazione c'è una riduzione della pressione atmosferica e questo a sua volta attrae le eh, nuvole. E alimenta il ciclo dell'acqua. Quindi dovremmo anche promuovere il rimboschimento per far funzionare adeguatamente il ciclo idrologico. E adesso per concludere perché so che ho più o meno 10 minuti, sto controllando il tempo. Possiamo anche parlare della eh, gestione eh, olistica degli allevamenti Alan Savory. Quando c'è questo tipo di eh, alle, pascolo rotativo, eh, ci per, questo ci permette di avere il numero di animali giusti nel momento giusto eh, eh, e nel posto giusto e questo promuove una serie di condizioni del suolo che permettono di rigenerarlo. Un'altra immagine della eh, gestione eh, di pascoli, o gestione olistica dei pascoli, e questo ci permette di vedere che ogni anno che passa possiamo assistere alla rigenerazione del paesaggio eh, e possiamo cercare di eh, unire tutte queste prospettive, eh, ho avuto l'occasione di conoscere questo progetto in Virginia che mi è sembrato molto interessante, lo voglio condividere con voi come ultima diapositiva. Avete qua la eh, cartografia di base, eh, poi potete sovrapporre delle immagini satellite e potete usarle per valutare l'NDVI il tasso dei fotosint fotosintesi eh, e poi si possono integrare questi strati eh, con quello della topografia e creare una, una cartografia con la topografia ideale e questo ci permette di vedere dove vanno i flussi di acqua, vedere in questo modo lavorare in modo più olistico. Abbiamo qui i, i, key, i cosiddetti D-line, line. possiamo dividere eh, l'appezzamento di terreno in diversi recinti per il pascolo e in questo modo si può cominciare a pianificare per rigenerare. Il suolo e la sua capacità di ritenzione dell'acqua. Quindi, eh, questo, con l'applicazione di questi principi alla gestione dell'acqua, spero che questo sia stato di utilità per voi. Grazie. Molte grazie di nuovo, David. David, ehm, molto interessante la tua presentazione sulla gestione dell'acqua. C'è qui una domanda. Per te come mm, chiediamo scusa ma l'interprete non ha sentito la domanda eh, ci sono strumenti su google earth che ci permettono penso che si, si stia parlando di uh, key line uh, design, cioè ci sono livelli di risoluzioni che ti permettono di gestire questa pianificazione, ma si può fare anche manualmente. Ci sono diverse tecniche che ti permettono di progettare questi, queste linee di livello e si può cominciare a um, Segnare questi punti sull'appezzamento nel keyline design è un po' diverso. Si tratta di una pendenza di mezzo grado e si tratta anche di distribuire l'acqua dalle zone più umide alle più secche, ma sempre con questa idea di rallentare. Uno degli errori molto frequenti è eh, creare eh, delle vie preferenziali per l'acqua in cui il flusso viene accelerato. Invece bisogna fare proprio il contrario, bisogna rallentare il flusso dell'acqua. Se non si può fare in modo eh, tecnologico, anche se oggigiorno ci sono tantissime strumenti tecnologici che permettono di farlo, se no si può fare con un livello e una livella e, e manualmente. Grazie, uh, abbiamo poco tempo, uh, passiamo quindi la parola ai nostri quattro contadini, ci sono quattro contadini che condivideranno con noi le loro esperienze e daranno prova di quello che hanno detto i tecnici. C'è cioè Federico San Bonifacio dall'Italia, Sahaldari dalla Palestina, Alpir Sir dalla Turchia, e infine, non posso leggere il nome del contadino del Portogallo, anche lui si chiama David, anche lui è David, chiedo scusa. Grazie per essere qui, a voi la parola. Federico, a lei la parola. Grazie Anna, spero che mi sentiate tutti. Grazie per avermi invitato qui. Anna, Paola e tutti gli altri, sono uh, felice di poter condividere la mia esperienza con voi. Per iniziare, Vorrei fare una breve introduzione di come ho iniziato a fare agricoltura. Cercherò di eh, parlare piano per gli interpreti, ma avrei eh, tantissime cose da dirvi, quindi cercherò di trovare un compromesso. Ho avuto l'opportunità, sono stato molto fortunato perché la mia famiglia ha moltissimi ettari eh, in, ehm, nel territorio del Veneto. Eh, c'era una, una serie di eh, territorio che eh, era eh, quasi desertificato e quindi ho avuto l'opportunità, sono stato fortunato ma c'è stata anche una grandissima responsabilità perché ho dovuto capire l'impatto dell'agricoltura eh, e ho eh, cercato di capire come è possibile cambiare. Ho studiato biologia. E in seguito ho iniziato a pensare a prendermi cura di questo territorio, ho iniziato con la permacoltura con l'agricoltura, e, alla fine, ho eh, seguito la strada del movimento dell'agricoltura rigenerativa, ho fatto moltissimi corsi in merito e eh, sono molto interessato a cercare di aiutare in quest'ambito. Volevo condividere qualcosa con voi, un'altra cosa con voi. Ho studiato anche eh, un master eh, in economia e in innovazione. Mi hanno sempre detto che eh, c'è sempre molta attenzione per quanto riguarda la, con, la conservazione e eh, potevo essere d'accordo con, eh, con questa affermazione in merito alla fertilità del suolo ed è confermata da moltissimi eh, contadini nell'ambito dell'agricoltura rigenerativa. Quindi, questa è stata la mia breve introduzione. 30, ho 30 ettari di eh, terra eh, che è stata mh, molto eh, fertile, molto attiva e fino al 2012, quando mi sono spostato. Eh, fino a Roma per potermi prendere cura della, eh, di questa terra. Il primo eh, step è stato quello di avere eh, dei fondi dalla, eh, dalla Commissione europea per eh, riuscire a eh, iniziare con eh, il percorso di agricoltura rigenerativa. Ho alcune eh, immagini le condividerò con voi ora. Yes, shotli Federico, if you can uh, get a bit closer to the microphone so that the interpreters can hear you a little bit better. Yeah, I will keep it you you you. My, Potete vedere il mio eh, schermo? So questo è stato l'inizio nel 2012, quando sono arrivato, con una serie di plastica degradabile. Ah, <coughs> Allora, non so. allora share yeah. Condividere lo schermo, ok? Yeah. Now? Now Potete can... vedere? Okay, cool. I <laughs> okay, so Questo era il territorio. Un'altra eh, immagine dell'inizio. Questa è eh, la cultura eh, iniziale quando parlo di policiclico. Parlo eh, sia di eh, eh, date a eh, breve, medio e lungo termine, con diversi cicli per diversi tipi di scopi, magari per eh, le industrie, per bruciare il legno. Questo è comunque l'inizio eh, della cultura, mio fratello. E questa è una panoramica di come eh, il territorio è cambiato eh, con le siepi in centro, una panoramica con un drone. E questa è la eh, coltura policiclica. Sono davvero molto orgoglioso eh, di questo investimento che abbiamo fatto con questo territorio ci ha dato risultati davvero molto interessanti poi abbiamo il secondo step questo è eh, una panoramica eh, eh, del territorio dobbiamo iniziare a capire Dobbiamo iniziare a capire cosa fare con, con il resto, focalizzarci sul, sull'applicare l'ecologia e eh, pratiche di eh, coltivazione. Abbiamo anche iniziato con eh, i semi, li abbiamo eh, adattati all'ambiente e per questa attività ci siamo, ehm, siamo, ci siamo messi in contatto con un'associazione italiana. Ehm, composta da contadini davvero fantastici. Abbiamo iniziato a coltivare una popolazione di diversi tipi di eh, cereali con diverse varietà eh, di mais e eh, allo stesso tempo il territorio si stava rigenerando e abbiamo iniziato a, eh, a piantare e eh, ad utilizzare le tecniche di eh, colture rigenerative, e ho eh, realizzato questo macchinario per riuscire a muovere il compost. Poi abbiamo iniziato a um, fare le colture di copertura e abbiamo anche, fatto, um, abbiamo anche applicato delle um, tecniche uh, che si adattavano al, uh, al nostro suolo, quindi utilizzando al minimo la ratura. Abbiamo anche diverse api, questa qua è la mia fidanzata Giulia. Ed è una cosa che abbiamo iniziato a fare due anni fa. Vi lascio con questa immagine del eh, territorio, con tutte le siepi e con tutte eh, le colture che abbiamo, iniziato, che abbiamo ehm, piantato. Eh, tornando a voi. Quello che vi volevo dire ancora rispetto alla mia proprietà e, e, e al territorio è che cambiare, eh, è importante cambiare le tecniche. Quindi in questo momento stiamo cercando di capire come procedere per riuscire a ehm, dare ossigeno al compost e dobbiamo dare un valore aggiuntivo al nostro territorio, partendo dalle siepi e dalle nostre culture, quindi magari un um, quindi magari delle, delle uh, alte tecnologie, uh, in questo caso, potrebbero um, essere ideali. Magari però potrebbe essere difficile da applicare tutto questo. Per quanto riguarda la eh, il water management, quindi la gestione del, eh, dell'acqua, stavo pensando all'importanza dell'acqua e all'aumentare i canali che abbiamo, renderli più eh, ampi per fare in modo che pompino più acqua all'interno del, del suolo e magari beh, questa è la cosa più importante perché eh, noi abbiamo già le acque di falda che sono molto più eh, inquinate dalle attività eh, circostanti. Quindi, Penso che le colture di copertura e le eh, tecniche di eh, colture rigenerative possono portare a dei eh, risultati positivi anche per quanto riguarda le acque di falda. Non ho fatto ricerche in merito al, di recente, ma credo che abbiano un, um, un impatto anche. Um, uh, se non in superfici così eh, grandi. Federico, scusami, abbiamo davvero pochissimo tempo. Scusaci per questo, ma al massimo possiamo rispondere alle domande e poi dobbiamo passare agli altri agricoltori. Non ti preoccupare, ho davvero, ho davvero, ho davvero finito tra poco. Grazie per avermi invitato a rispondere alle domande. Grazie per gli interpreti al e per il vostro lavoro. Ora è il turno di Alp che parla dalla Turchia. Grazie per avermi invitato. Vorrei capire se ho 10 o 15 minuti per parlare. Me lo potete confermare? 10 minuti, un po' meno, perché siamo un po' in ritardo, grazie. Benissimo. Dunque, io vengo dalla parte sud-ovest della Turchia, dove convergono il Mediterraneo e il mare Geo. Abbiamo. Molta una grande varietà di piante mediterranee, dagli agrumi alle piante medicinali, altre frutta, ehm, altre varietà di frutta, eh, mandorle, ortaggi. Eh, e una delle cose che facciamo è combinare anche la nostra attività con il. Turismo, ma viste le condizioni attuali dell'economia e della realtà socio-economica, in realtà non è molto facile. Vi darò un esempio: un'informazione molto semplice su come l'agricoltura, sta cambiando che è un po' il, la, la motivazione principale che ho per fare quello che sto facendo l'agricoltura la, sta letteralmente scomparendo mano a mano che i prezzi della terra vanno alle stelle e c'è un incentivo affinché i, i contadini e gli agricoltori vendano la propria terra In in particolare, questa scalata dei prezzi è, è stata una conseguenza della, della pandemia. La siccità ormai è un fenomeno quasi endemico che non si limita più solo all'estate, ma anche all'inverno eh, sta aumentando a un livello preoccupante e eh, sappiamo già i problemi legati alla pandemia. Eh, inquinamento e i cambiamenti, eh, e cambiamenti climatici. Quindi eh, l'aumento dei costi degli agricoltori eh, fa sì che sia praticamente impossibile continuare. I fertilizzanti di sintesi eh, sono aumentati del 330%, i mangimi, 140%, cento pesticidi, 150%, eccetera, eccetera. Quindi, eh, fondamentalmente, dobbiamo eh, avere ben chiare quali sono le nostre priorità e, secondo la mia interpretazione della situazione attuale, eh, ho dato priorità all'acqua, al suolo, alle relazioni. Alle relazioni. E cercherò di sintetizzare la mia esperienza negli ultimi dieci anni come contadino che ha cominciato praticamente da zero. Adesso cercherò di condividere il mio schermo. Vedete la, il mio schermo. Yeah. Questa è la nostra azienda, è una uh, proprietà di 4 ettari, pianificata, su quattro livelli, nove eh, livelli. Cercherò di spostarmi qui con il cursore per farvi vedere questa strada divide la nostra proprietà. Questa è la parte eh, settentrionale, che arriva fino a, alla fine di questa pendenza e a nove livelli, come dicevo. Qui è dove cominciamo a eh, canalizzare l'acqua dalla parte più alta, abbiamo diverse cisterne d'acqua, una di 150 tonnellate, quest'altra a destra di 70 tonnellate, due, eh, due depositi d'acqua, uno qua su e l'altro qua giù, e sono tutti collegati fra di loro. Quelli qui in basso vengono azionati con energia solare, e per il resto usiamo eh, lo eh, spostamento per gravità. Abbiamo detto che abbiamo nove livelli in modo da rallentare il flusso dell'acqua e per darvi un'idea di com'era la situazione precedente per quanto riguarda il colore e la della terra e la copertura, vedete qui a sinistra il nostro vicino. Che ha un colore della terra molto diverso. Questa zona che vedete qui è il nostro semenzaio dove riproduciamo i, eh, sia i eh, piantoni che i semi di varietà locali che sono adattati alle condizioni eh, ambientali e del nostro mercato. Qui c'è il vivaio. Delle, eh, delle piantine che vengono dal semenzaio e che verranno poi trapiantate nel resto della proprietà. Abbiamo nove ettari in totale e questo che vedete sono quattro ettari in questa, questo appezzamento. Tra le tecniche che usiamo, eh, le tecniche sono di agricoltura biointensiva. Usiamo molti principi di permacultura per la progettazione della nostra azienda, ma negli ultimi quattro anni abbiamo utilizzato molti metodi di agricoltura sintropica per la conversione dei nostri oliveti. Eh, abbiamo una varietà di ehm, colture per, la, ehm, la per far crescere il legno, per la produzione di legno. Eh, e mano a mano che ci avviciniamo possiamo vedere qual è l'aspetto del nostro terreno. Questo è l'aspetto attuale con colture che danno ombra o che ricevono l'ombra dagli olivi e che poi danno uh, ombra agli olivi. Abbiamo anche delle um, alberi di more. Qui è la, vedete il confine eh, meridionale di questo semenzaio. Vediamo qui le, queste prugne, prugneti. E come hanno spiegato Paola e David, per aumentare il contenuto di materia organica, la nostra biodiversità e anche la biomassa che viene da, questa, eh, da queste fonti, eh, soprattutto dai gelsi e dalla leutina. Un'altra immagine non così chiara forse. Eh, Ci sono altre eh, immagini in cui si vedono eh, vigne e pioppi sul fondo. Adesso, siccome è poco tempo, vi, darò una vi farò una carrellata delle immagini e possiamo far crescere colture come la patata eh, dolce che i nostri terreni normalmente non consentirebbero di eh, coltivare che normalmente sarebbe più difficile questa è un'immagine del nostro vivaio anche la curcuma che coltiviamo e qui che anche il lemongrass sono entrambi la citronella chiedo scusa sono entrambi eh, vendibili sia come, eh, come spezia che come eh, insieme e che sono ottime specie per stabilizzare il suolo e, e offrono molti benefici per le nostre culture principali. Questo per darvi un'idea di un consorzio sintropico che è cominciato dal, um, dai semi. Vedete qua um, mandorlo con arachidi, ehm, poi rosmarino e opuntia eh, sullo sfondo come fonte di approvvigionamento idrico. Chiedo scusa, chiedo scusa, ma dobbiamo cominciare a concludere. No, era l'ultima, era l'ultima. Perfetto, molte grazie per aver condiviso l'esperienza. Eh, chiedo scusa per eh, dovervi far accelerare tanto. Eh, nel chat potete trovare i link con eh, maggiori informazioni. Ci sono anche moltissimi commenti e domande anche per te. Eh, ti chiedono dove sei esattamente in Turchia, eccetera. Adesso. Eh, Passiamo la parola a Saad. Chiedo scusa, ma dobbiamo concludere entro i tempi. Quindi hai solo dieci minuti, Saad. Grazie per i vostri sforzi e chiedo scusa per avervi dovuto interrompere. E grazie anche agli interpreti. Okay, thank you. Um... Grazie mille a voi. Mi sentite? Ok. Quindi andrò veloce e cercherò di essere sintetico. Come voi, tutte, come voi tutti sapete, eh, la questione della scarsità dell'acqua è un problema nella nostra regione, soprattutto in Giordania, in Palestina in quell'area. 26-27 anni ho iniziato a pensare e eh, da anni ho cercato di capire come cambiare le nostre pratiche eh, in termini di eh, cultura, non soltanto dal punto di vista dell'acqua, ma anche dal punto di vista ingegneristico. Molti eh, nella nostra regione sono degli agricoltori e si sono, hanno cambiato da, ehm, e sono passati da una modalità tradiz tradizionale a una modalità invece più ehm, a livello chimico, ingegneristico. E inizialmente sapete benissimo che l'agricoltura si eh, applica senza, usi, eh, senza utilizzare sostanze chimiche, quindi ho iniziato a cercare di capire come cambiare il nostro modo di fare agricoltura e eh, ci ho messo circa due anni a convincere mio padre a eh, eh, permettermi di eh, cambiare questa modalità e ho iniziato dal, dal mondo delle olive, ho iniziato a mantenere l'erba sulla superficie per avere più umidità nel suolo, perché innanzitutto dobbiamo capire com'è fatto il nostro suolo e come è anche interconnesso con l'acqua, perché senza l'acqua... Noi non possiamo mantenere la vita all'interno del suolo. Quindi l'acqua la, eh, è una questione fondamentale per quanto riguarda il suolo. L'acqua è un po' come se fosse il sangue del, del suolo, la linfa del suolo. Quindi dobbiamo considerarla come la maniera principale per riuscire a mantenere il suolo fertile e vivo. Ho due ettari di eh, terreno, e, eh, per coltivare le olive e per il resto sono ehm, ho anche colture di altri eh, vegetali, utilizzo diverse eh, tecniche per riuscire a ehm, far arrivare l'acqua in modo intelligente al terreno aumentando il eh, contenuto della sostanza organica del terreno e cercando allo stesso tempo di ehm, ehm, dare al suolo tutto quello di cui ha bisogno. In Palestina, io provengo dal, dal centro della, pa della Palestina e ehm, in quella zona più del 90% eh, della, delle piante eh, crescono senza aver bisogno dell'acqua, dipendono prevalentemente eh, dalle piogge. Ci sono diversi tipi di eh, vegetali che crescono in estate, eh, piantati e crescono grazie eh, a un'agricoltura tradizionale senza irrigazione. Quindi ho cercato di usare diverse pratiche e tecniche per far sì di superare il problema dell'acqua. E una di, questa, una di queste è, eh, sono le colture le, le eh, estive. L'altra questione in merito all'uso dell'irrigazione è che eh, l'uso che ne facciamo ci aiuta a superare il problema della scarsità dell'acqua e in generale sto andando molto veloce ho scoperto che le tecniche agroecologiche sono le principali risorse per ridurre l'uso di acqua nell'agricoltura perché le tecniche agroecologiche possono aiutarci a capire la natura in un modo molto più approfondito rispetto a eh, eh, capire la natura in modo molto superficiale. Quindi un modo per utilizzare la eh, biodiversità con diverse eh, consociazioni, o come potremmo dire. Quando piantiamo diverse eh, culture insieme, non, è, non si parla di consociazione, ma non mi viene in mente il termine. Le policulture, culture, le eh, policulture che eh, permettono di costruire e di creare diversi livelli, quindi tutte queste tecniche e eh, L'uso di tutte queste tecniche ci aiuta a risolvere il problema della scarsità dell'acqua. E questa è la mia esperienza personale. Ora posso produrre molti più vegetali. Eh, Piante senza utilizzare componenti chimici produciamo eh, molti vegetali utilizzando queste tecniche agroecologiche e ora molti agricoltori stanno seguendo le nostre stesse tecniche in palestina abbiamo eh, sempre maggiore interesse nell'aiutare nel gli agricoltori con delle tecniche agroecologiche in diverse aree, ma eh, forse anche di più nella nostra regione eh, perché ci sono molti più agricoltori nel, nelle nostre zone e perché c'è anche eh, un maggior numero di persone interessate a usare queste tecniche. E questo può eh, risolvere il nostro problema della scarsità dell'acqua. Eh, Spero spero di non aver sforato con i tempi. Sì, super sintetico, grazie mille. Ho cercato di parlare eh, veloce no, non stavi, è andato benissimo. Grazie per averci condiviso eh, la tua esperienza, e il tuo punto di vista. Grazie mille, davvero Sad, per averci condiviso eh, la tua esperienza e alla fine abbiamo David. Grazie Anna, grazie a tutti per l'invito, è un onore per me condividere con voi tutto questo lavoro così interessante che avete fatto. Eh, abbiamo poco tempo, quindi abbiamo, ho messo una serie di link sul nostro progetto, potete andare a vedere eh, il, i video e tutte le informazioni. Qualche eh, anno fa ero ancora Darth Vader, ero ancora il eh, cattivo e facevo consulenze per grandi aziende mi sono reso conto che dovevo cambiare eh, che dovevo cambiare fare qualcosa per migliorare quello che ci si aspetta che ci dobbiamo aspettare nel mondo eh, in una situazione in cui abbiamo eh, due terzi della popolazione mondiale che vivono in città e il resto del territorio desertificato, stiamo parlando di eh, desertificazione ambientale, sociale, economica e anche culturale. Quindi, la cosa, cosa interessante risponde rispetto al nostro progetto. Abbiamo una pro proprietà di 260 ettari in uh, Alentejo, che è una regione in, in un processo di uh, desertifi desertificazione molto uh, rapida e pensiamo che il uh, suolo sia il motore per riappropriarsi di questa regione. Eh, si è parlato di molte cose, della permacultura, del key line design, eh, di fare, eh, eh, di utilizzare diverse tecniche, le possiamo usare a seconda delle nostre, del nostro bisogno e dei soldi di cui disponiamo, ma eh, dobbiamo farlo sempre. Eh, pensando se ha senso per me se mi fa progredire eh, nella mia azienda perché la politica non aiuta di solito il livello politico non aiuta almeno qui in portogallo non aiuta l'agricoltura rigenerativa perché non hai mh, diritto a a mettere dei depositi sulle linee di livello, sulle curve di livello, quindi dobbiamo essere molto creativi quando lo facciamo. Eh, ritornando alla nostra azienda, ehm, abbiamo molte, abbiamo, abbiamo allevamento di capre, ehm, pecore, cavalli, galline. Uh, usiamo il principio della rotazione dei pascoli, in, uh, a seconda dei nostri bisogni abbiamo le mucche anche che eh, mh, ci aiutano a sostenere la biodiversità del nostro terreno, e abbiamo le capre che ci aumentano. Eh, eh, permettono di eh, mantenere eh, anche le nostre siepi eh, controllate e eh, contribuire alla eh, decomposizione di de, uh, altre sostanze. Quello che cerchiamo di fare è evitare l'uso dei macchinari agricoli, eh, minimizzare anche le spese. Eh, ho dimenticato uh, un altro animale. Abbiamo anche api, produciamo uh, una tonnellata di miele all'anno. E visto che abbiamo così poco tempo, volevo solo dire che abbiamo ottenuto ottimi risultati. Abbiamo 30 persone che lavorano. Eh, tutti i giorni. Abbiamo appena aperto eh, un ristorante, un, un produzione di 11 tonnellate di ehm, vite, carne di vitello all'anno, una tonnellata alla settimana di ortaggi. Quindi abbiamo ottimi risultati, ripeto, su un terreno molto grande. E, eh, ognuno deve pensare al proprio eh, contesto non esiste una regola universale e, e penso che la cosa principale è che di cui non si è parlato ancora fino adesso eh, non c'è eh, non c'è dubbio che la fertilità del suolo e de l'importanza dell'acqua, la questione è capire come andare da un modello di agricoltura rigenerative a, a, a un modello in cui ci si guadagnino soldi, perché se no non si può andare avanti. L'agricoltura funziona ehm, eh, ma se si hanno 960 ettari e tanti colleghi che lavorano dobbiamo anche avere un modo per accedere al mercato stiamo lavorando eh, molto non è un eh, è tutto idillico non è che siamo tutti felici eh, tutti i giorni ci sono tante cose che eh, si oppongono a livello politico persone che eh, sono scettiche, eh, ristoranti che non comprano il nostro, eh, i nostri prodotti perché sono scettici. Quindi l'agricoltura eh, eh, rigenerativa è il primo passo, ma poi far eh, parte di un modello economico rigenerativo è anche fondamentale. Stiamo. Eh, eh, cercando di aprire un sistema di scambio di crediti di emissioni di carbonio perché noi stiamo eh, ogni anno eh, neutralizzando 660 tonnellate di emissioni, stiamo per aprire un pan panificio, aprire un ristorante in un'altra città, le cose vanno bene, è tutto molto difficile, un po' tutto in salita, ma... Eh, ci sono tanti altri progetti come il nostro e, e queste esperienze che stiamo facendo sono fantastiche perché tutte queste tecniche funzionano bene. La questione fondamentale è il contesto, si ha il, i soldi, il, la terra e, e i mezzi per poterlo fare. E, davvero vorrei... Eh, Dare la mia eh, congratulazione a tutti quelli che hanno fatto che hanno presentato i propri progetti, è bellissimo vedere questi risultati. Complimenti, è davvero bellissimo vedere eh, come qualcuno che dalla Palestina ci parla di come produrre eh, ortaggi senza acqua, è davvero eroico e lodo da qui davvero il, i vostri sforzi visto che non ho molto tempo vi invito quindi a eh, visitare eh, i, eh, i link i siti web che vi ho messo qui abbiamo un eh, programma di volontariato po potete visitare la eh, nostra azienda veniteci a trovare non c'è dubbio che l'agricoltura rigenerativa Funzioni? Sì, funziona e non c'è neanche dubbio che sia necessaria, quindi cerchiamo di eh, metterci insieme, andare nella stessa direzione e ridefinire il concetto dell'agricoltura, il co-living, il co-sharing, il mh, rispettare la madre natura. E, e, che non implica solo il modo di coltivare, ma è anche il modo di intercambiare, di comprare, e, e dobbiamo pensare in modo olistico e per un futuro migliore, perché io ho tre bambini, e per me questa è la cosa più. Più importante, che possono avere almeno la stessa qualità di vita che ho avuto io, che possono avere delle prospettive future. È il lavoro che state facendo, il lavoro che stanno a tutti che stanno facendo tutti quelli che sono qui presenti, è la cosa più importante. Quindi, grazie a tutti, veniteci a trovare perché abbiamo davvero un bel posto da farvi vedere. Eh, per spiegarvi che cosa funziona, che cosa ci fa guadagnare soldi, che cosa non lo fa eh, abbiamo fatto molti errori che eh, saremo lieti di eh, raccontarvi eh, visto che non ho tempo, avevo una lunga presentazione ma eh, vi lascio qua il mio contatto mandatevi un una mail e sarò molto lieto di condividere cose ed è molto bello vedere quello che state eh, facendo soprattutto per la la scala e il livello a cui avviene eh, questo cambiamento eh, non è che facciamo questo per, per piacere ma perché pensiamo che sia eh, necessario un modo per lottare contro la desertificazione e per far vedere le cose che funzionano e quello che non funziona e cosa ci aiuterà ad avere un mondo migliore eh, bene grazie e quindi fatemi domande grazie david hai fatto un ottimo lavoro nel mantenerti nei tempi e eh, eh, anche la, la questione su come essere redditizi, ci sono altri webinar che parleranno di questa questione, ce n'è anche uno previsto sull'equilibrio di genere. Eh, cercheremo anche la partecipazione delle donne, ma questa volta eh, eh, non ci. Eh, ci sono state rappresentanti di donne, donne che stavano facendo altre cose nelle proprie aziende agricole. E mi sembra che l'8 di marzo sia previsto un webinar sull'equilibrio di genere nelle aziende agricole dell'agricoltura rigenerativa, che è qualcosa di molto importante perché eh, tutti avete donne nelle vostre aziende, è un'altra questione importante da trattare. Grazie a tutti, grazie a tutti per i vostri contributi. Eh, sì, tutti stiamo correndo via, nel mio caso il partner che è con mio figlio, eccetera. Quindi eh, alcuni stanno condividendo dei link, ma eh, sfortunatamente dobbiamo chiudere il webinar. Anche perché gli, le interpreti e gli interpreti eh, a cui eh, ringraziamo molto per averci permesso di capirci fra di noi, fra gli italiani, portoghesi, arabi, turchi, francesi. E quindi molte grazie per il vostro contributo. Possiamo anche mh, cercare di eh, sistematizzare tutte le domande che abbiamo eh, ricevuto e condividerle con voi. Eh, mi sembra che sia stato un webinar molto interessante. Io come agricoltrice eh, specializzata in agricoltura rigenerativa l'ho trovato davvero molto interessante. Eh, è stato, sono davvero molto contenta di avere qui tutta la, la rete. Sì, grazie, è stata eh, una fonte di ispirazione, grazie anche alle, al lavoro degli interpreti. E quello che volevo dire è che questo webinar eh, sarà disponibile sul canale YouTube di televisione del, di Urgency. Eh, otterrete eh, riceverete un link e anche tutte le presentazioni i contatti eccetera quindi le riceverete e anche in altre versioni linguistiche quindi non ci sarà niente che andrà perso non vi preoccupate grazie molte. Ho appena aggiunto i link nel canale YouTube di eh, Urgency in cui troverete tutti eh, questi meravigliosi contributi e possiamo continuare a mantenere questo dialogo aperto. Grazie, grazie molto agli oratori, eh, agli eh, interpreti e i, i, i moderatori. Grazie a tutti. Time want, keeping keeping. The time. <laughs> e anche grazie a tutti per essersi mantenuti okay. nei tempi grazie e preparatevi perché verremo o in inverno o in estate a trovarvi in Alentejo in Palestina c'era una domanda molto veloce eh, da parte di eh, Saad che chiedeva che alberi avete nella vostra azienda, potete dare una domanda, una risposta espressa? Beh, ma, che mi mandi un una mail e gli risponderò. Perfetto, sì, molto meglio. Ok. Yeah. Right. But I believe it was a question within the entire interpreting team. Um, uh, what? What should I do? The name of the tree: mulberries. Luke. Lucine. Lu Lucana. Lucana. Uh, red pines. Carib. I mean, there there are a few varieties I could gladly share, but I don't know which address to choose here. I'll just send it to En Teresa, or. If you or, send, uh, I mean, you can send it to the to the coordinating. The okay the webinar okay if you can look also for the latin name because it may be it would be helpful with the name of the plants are always useful to have that new latin so we can all understand if you know the, the latin name okay so thanks a lot to everybody uh, buona <laughs> and see you grazie a tutti grazie e ci vediamo al prossimo webinar Ciao. Thank you, everybody. Bye. Thank you. Bye bye. bye. Ned, I think we can stop the streaming